Ieri, lunedì 23 aprile, è nato il terzo Royal Baby. Le foto del figlio del principe William e di Kate Middleton, Pippa Middleton, sorella della duchessa, va a vedere il nipotino. Si attende con ansia la rivelazione sul nome del terzo Royal Baby, figlio di Kate Middleton e William Windsor, nato ieri a Londra. Il toto nome è Fermento. Intanto tra i primi a fare visita al piccolo arrivato è la sorella della duchessa di Cambridge, Pippa Middleton. Pippa, che secondo i tabloid britannici sarebbe anche lei in dolce attesa, si è recata e poi trattenuta per due ore nell'appartamento Ampere con la sorella maggiore Kate e i bambini. Un modo anche per iniziare a far pratica, visto che le voci parlano di nascita prevista per ottobre. Pare inoltre sia stata proprio la duchessa di Cambridge la prima ad essere informata della gravidanza della sorellina, dopo il marito e futuro papà James Matthews. Tuttavia non c'è alcuna conferma dai diretti interessati. Aggiornamento di Anna Montesano: la nuova star inglese e le foto del terzo Royal Baby hanno non solo fatto il giro del mondo, ma hanno già conquistato tutti. Punto bellissimo è sereno tra le braccia di mamma Kate Middleton, che ha stupito per la terza volta le mamme di tutto il mondo mostrandosi felice, serena e in perfetta forma a meno di 24 ore dal parto. La vera star è sicuramente il terzo Royal Baby che, nelle prossime ore, potrebbe avere finalmente un nome. Il suo arrivo è stato celebrato non solo in Inghilterra, ma anche in tutto il mondo. Quinto in linea di successione al trono, il terzo Royal Baby, pur essendo un maschio, avrà sicuramente meno pressioni rispetto al principe George, che sta già crescendo come un futuro re ricevendo un'educazione serratissima. Pur essendo un neonato come tutti, dunque, il terzo Royal Baby è la nuova star inglese che sta rubando la scena al piccolo leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Ora, l'attesa è tutta per il nome. La duchessa di Cambridge romperà con la tradizione? Aggiornamento di Stella di Benedetto. Nome in pole: l'annuncio del nome del terzo Royal Baby non è ancora arrivato. Probabilmente, per conoscere il nome scelto da Kate Middleton e dal principe William per il terzo genito sarà necessario aspettare ancora un po'. In Inghilterra, però, i bookmakers sono letteralmente scatenati e, ad oggi, sembra che i nomi favoriti siano Arthur, quotato a 2,75. Segue James, a quota 6,00, infine Albert e Filippo Tati entrambi a 7,00. Tuttavia, c'è chi sta scommettendo anche su Charlie, il nome del mondo, che tuttavia non dovrebbe essere scelto dal momento che la principessa Charlotte porta già il nome del nonno paterno. In Inghilterra sono sicuri che la duchessa di Cambridge e il principe William sceglieranno un nome presente nella tradizione inglese, anche se chi non esclude che i neogenitori, dopo aver omaggiato la famiglia reale con George e Charlotte, potrebbero anche scegliere un nome più moderno. L'annuncio sul nome arriverà domani, a 48 ore dalla nascita del terzo Royal Baby. Aggiornamento di Stella di Benedetta. La vita a corte del terzo Royal Baby. La vita a corte del terzo Royal Baby è ufficialmente cominciata. Kate Middleton e il principe William hanno riportato il piccolo a Kensington Palace dove, come scrive Vanity Fair, si respira un'atmosfera informale. La duchessa di Cambridge, pur stando attenta al rigido cerimoniale di corte, sta crescendo i figli in un ambiente accogliente e informale. Kate, infatti, può contare sull'aiuto di un paio di domestici potendosi occupare in prima persona dell'educazione dei figli. La persona fondamentale per la crescita del bambino, oltre a quella di mamma Kate e papà William, è quella della tata spagnola Maria Borrallo, che si occupa della cura dei bambini, accompagnandoli anche al parco per farli giocare. Poi c'è la governante Antonella Fesolone, che ha lavorato per ben 13 anni a Buckingham Palace. Diversamente da Lady Diana e del principe Carlo, dunque, la vita di Kate e William ha quella di una giovane coppia che, pur con tutti i privilegi della loro condizione, cercano di condurre una vita normale. Aggiornamento di Stella di Benedetto. Kate Middleton: la donna bionda Kate Middleton ha quasi rubato la scena al terzo Royal Baby. Ieri, la duchessa di Cambridge ha messo alla luce un nuovo bimbo, e quando è uscita dalla clinica per la classica foto di rito a fianco del marito con il neonato in braccio, è apparsa praticamente perfetta, quasi bionda.
Nessuno avrebbe mai pensato che quella giovane donna avesse partorito soltanto poche ore prima. Alle 1101 la